Ciao ragazzi, bentornati nel canale, quindi benvenuti in un nuovo video. Nel video di oggi vi mostro e vi insegno un effetto veramente straordinario, effetto considerato antimago, effetto che è conosciuto con il nome del colpo fortunato. Noi metteremo molte scelte davanti al nostro spettatore e il nostro spettatore sarà libero di fare tutto ciò che vuole fino al termine dell'effetto. Detto questo, di cosa abbiamo bisogno per eseguirlo? Beh, abbiamo bisogno di un mazzo di carte e di una previsione. Tutto qua, molto semplice. La prima cosa che faremo è consegnare il mazzo al nostro spettatore, invitarlo a tagliare più o meno metà mazzo e ribaltarlo in cima, in questo modo qui. Ora andremo ad eliminare tutte le carte girate di faccia e le prime tre carte girate di dorso saranno le carte scelte dal nostro spettatore. Ok? Il nostro spettatore queste tre carte le potrà prendere e mescolare in qualsiasi modo lui voglia e quante volte vuole. Una volta che è soddisfatto, le poserà sul tavolo e noi ci faremo consegnare una carta. Supponiamo che lo spettatore ci consegni questa carta qui. La prima carta che ci viene consegnata, noi la andremo ad inserire più o meno a metà mazzo, ok, girato di dorso, in modo tale che sia l'unica carta possibile e riconoscibile all'interno del mazzo. Dopodiché, ci faremo consegnare un'altra di queste due carte, la carta che vuole il nostro spettatore. Supponiamo che ci consegni questa carta qui, ok? Ah, e ricordatevi che noi abbiamo anche la previsione. Vado a depositare intanto un attimo qui la carta che mi ha dato lo spettatore. Perché? Perché è arrivato il momento della rivelazione. Allora, ve la vado a leggere prima io per non darvi un'anticipazione. La previsione dice: mi darai il numero 6. La prima previsione e effettivamente lo spettatore mi ha dato un 6. La seconda previsione dice: metterai nel mazzo l'asso. Quindi a questo punto io credo che ci sia solo una carta girata di faccia e questa carta sia un asso ed è proprio così, potete vedere. L'ultima rivelazione, quella più interessante, è: terrai il jack. Vi ricordo che lo spettatore aveva mescolato le carte, no? Tutte e tre le carte ce le aveva date, eh? E l'unica carta che lui ha tenuto effettivamente è proprio il jack. Com'è possibile tutto questo? Bene ragazzi, ora lo andiamo ad imparare insieme. Intanto, se siete arrivati fino a questo punto e l'effetto vi è piaciuto, io vi invito come sempre a lasciare un bel like sotto a questo video e ad iscrivervi al canale. Ora vi lascio la mia intro e ci vediamo subito dopo per la performance. No, scusatemi, la performance avete già vista, quindi ci vediamo subito dopo per il tutorial. Buona visione ragazzuoli! Bene ragazzi, eccoci arrivati alla spiegazione. Innanzitutto, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un cartoncino con la rivelazione, la prima cosa da fare. Mi darai il 6, metterai nel mazzo l'asso, terrai il jack. Come vedete non metto i semi perché mettendo i semi sarei vincolato a troppe cose, quindi questo effetto non funzionerebbe. Quindi mi darai il 6, poi sarà scontato, no? Che il primo 6 che apparirà. Tutti diranno: wow, effettivamente ti ha lasciato il 6 di cuore. Poteva essere qualsiasi 6, no? Metterà nel mazzo l'asso, poteva essere qualsiasi asso. Terrai il jack, poteva essere qualsiasi jack. Quindi per questo non metto i semi e ora lo andremo a capire meglio. Innanzitutto, previsione qui presente, abbiamo bisogno di un setup, noi dobbiamo andare a prendere i tre jack. Quindi in questo caso, allora, prendiamo tutte le carte, jack di fiori, jack di cuori e jack di quadri, ok. L'altro jack di picche non ci serve, lo lasciamo all'interno del mazzo, tanto non ci serve, addirittura credo non ce l'ho proprio neanche in questo mazzo il jack di picca, perfetto, infatti non ce l'ho neanche, non so che fine ha fatto. Fatto sta, il setup del mazzo è il seguente, quindi i tre jack, tre carte random, l'asso girato in questo modo qui, dopodiché in ultima posizione mettiamo il 6, e un'altra carta random, in questo caso ho messo un 7. Prendiamo tutto questo mazzettino bello bello e lo andiamo a appoggiare sopra il mazzo. Ricapitolando un po', abbiamo
Il 6 da forzare, sono tutte carte che alla fine saranno forzate, vi dico la verità, cioè no, neanche forzate, sono carte che verranno fuori perché noi le faremo venire fuori, tra virgolette saranno forzate, sì. Il 6 in penultima posizione, una carta a coprire, dopodiché l'asso, che sarà quello che andrà più o meno a metà mazzo, ma in realtà lo faremo arrivare noi a metà mazzo, 3 carte random, 3 jack, e noi siamo pronti per partire. Quindi abbiamo la nostra previsione, abbiamo il nostro mazzo, possiamo mostrare il mazzo naturalmente senza squadrare in cima, perché se no andremo, cioè tenendo squadrato in cima il primo mazzetto, perché se no si vedrà che abbiamo le carte girate di faccia, in questo modo qui lo possiamo far vedere tranquillamente. E cosa facciamo? Consegniamo il mazzo al nostro spettatore, lo invitiamo veramente a tagliare più o meno metà mazzo e ribaltarlo, dopodiché scorriamo tutte le carte di faccia, e gli diciamo che le sue scelte saranno le prime 3 carte girate di dorso, ok? Noi avremo le prime 3 carte, che quindi sono i 3 jack che noi abbiamo appena dato, 3 carte random e l'asso, che sarà quello che poi apparirà nella rivelazione, che è già in posizione, e noi andiamo a ribaltare il tutto, abbiamo già l'asso più o meno a metà mazzo girato di faccia, no? Straordinario questa cosa. Dopodiché noi qui abbiamo i 3 jack. Lo spettatore non lo sa che abbiamo 3 jack, no? Quindi per questo non ho messo il seme, perché qualsiasi jack a lui gli rimanga potrà variare il seme. Gli facciamo mescolare le 3 carte come vuole, come gli interessa, dopodiché ce ne facciamo consegnare una. Noi teniamo il mazzo ribaltato, perché non possiamo mostrare che carta è, e gli diciamo che la prima carta che lui ci ha dato la andiamo ad inserire più o meno al centro del mazzo. Ora, in realtà non la andiamo ad inserire realmente più o meno al centro del mazzo, ma lo andiamo a inserire quasi in fondo, cercando di lasciare almeno 2 o 3 carte, ok? Almeno 3, facciamo così, è meglio, 3 o 4 carte, quindi in questo modo qui, e lo inseriamo dentro. Ricordatevi, questa carta insieme all'asso saranno le uniche 2 carte girate di dorso, quindi noi potremo mostrare poi alla fine fino all'asso, non più in là, perché non avverrà. Comunque, una carta girata qui, dopodiché nel mentre ci facciamo consegnare l'altra carta, quindi diciamo ora mi dovrei dare la carta a me, ciò che facciamo è molto semplice, prendiamo la nostra mano, nel cavo della mano, il mazzo, prendiamo l'ultima carta e la prima carta, le facciamo scorrere insieme e richiudiamo. Quindi sembrerà che abbiamo dato un leggero miscuglio al mazzo, ma in realtà abbiamo la carta da forzare in ultima posizione. Quindi quello che avviene, come ho fatto una performance, è questo. Ok? Sembra che abbiamo dato un leggero miscuglio, niente di più. Ora, ci facciamo consegnare la carta al nostro spettatore. Ancora una volta non la possiamo far vedere, ancora una volta sarà un jack. La posizioniamo in cima al mazzo. E cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo far sì che la carta che lui ci ha dato la leviamo dal mazzo e la posiamo alla nostra sinistra. Quindi la rimettiamo ancora una volta in bella vista. Ma abbiamo bisogno di un pochino di misdirection, quindi un attimo di distrazione per il nostro spettatore. Quindi ci facciamo dare la carta che lui dà a noi, la posizioniamo in cima al mazzo, nel mentre diciamo bene, è arrivato il momento della rivelazione, l'attenzione del nostro spettatore è sulla rivelazione, noi quello che facciamo è molto semplice, passiamo il mazzo dalla nostra mano sinistra alla nostra mano destra e facciamo in questo modo qui. Ora, sembrerà che noi abbiamo tirato fuori la prima carta, quando in realtà ho tirato fuori l'ultima carta. Anche il rumore sarà lo stesso, ok? Quindi, perché faccio così? Il rumore sarà lo stesso, ma in realtà ho tirato fuori l'ultima carta, quindi così. E la deposito qui. Ora è arrivato il momento della rivelazione, sarà lo spettatore stesso a darcela. Ci dirà, mi darai il 6. E noi abbiamo la carta già qui a terra, per lui sarà la carta che ci ha dato, ed effettivamente sarà il 6. Metterai nel mazzo l'asso. Qui ora noi possiamo andare a stendere il mazzo fino a trovare l'asso, che ora l'ho steso troppo, ok, scusatemi, il tappeto è mignon, devo iniziare con quell'altro. Appena vediamo l'asso, teniamo impacchettato l'ultimo pezzo, perché se andiamo avanti, nelle carte quasi in fondo comparirà l'altro jack, e questo non deve venire, perché sennò ci siamo bruciati l'effetto. Quindi cosa facciamo? Stendiamo le carte al nastro, appena vediamo l'asso, boom, teniamo il mazzo un po' più allineato lassù, non andiamo a stenderlo del tutto. Quindi nel mazzo metterai l'asso, ed effettivamente così è stato, terrai il jack, e qui rivelazione,
stupendo, cioè come chiudere un effetto con la ciliegina. Ribalterà la carta che ha tenuto ed effettivamente gli sarà rimasto il jack. Vedete che è un qualcosa di straordinario, no? Lui in realtà all'inizio ha tutti i jack, ma noi passiamo l'idea di aver, che lui ha avuto tre carte diverse e che ha inserito una carta al centro del ci ha fatto inserire una carta al centro del mazzo, una carta ce l'ha passata a noi, che combaciano con le previsioni, quando poi in realtà erano tutti jack. Qui abbiamo realizzato veramente un colpo fortunato agli occhi del nostro spettatore. Bene ragazzi, eccoci arrivati al termine del video, io spero che vi sia stato utile, spero che vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un bel like sotto a questo video e iscrivetevi al canale. Se volete seguirmi su Instagram mi trovate scrivendo Marco Magic Paolucci, in modo tale che sarete sempre aggiornati su ciò che faccio e su ciò che non faccio. Detto questo, io vi mando un abbraccio virtuale, ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo video. Ciao ragazzuoli!